Bentornati a tutti, eccoci di nuovo qui in compagnia di Giorgio, bentornato anche a te. Ciao, Giorgio. Firenze. E di due Siberian Husky, oggi per la gioia, lo devo dire, di Jill, una delle ragazze che frequenta il nostro forum, ma appassionata di Siberian Husky, fa abbiamo piacere. Fatto questo bel regalo allora. Beh, diciamo che gli appassionati di Siberian Husky sono tantissimi, infatti è una razza che diciamo in Italia è oramai popolarissima. Sono svariati anni che comunque sono diventati compagni di tantissime persone e si ritrovano in tantissime famiglie. Allora, il Siberian Husky appartiene al gruppo 3, praticamente abbiamo... No, chiedo scusa, gruppo 5, chiedo scusa. E i 3 sono i Terrier. Ma ogni tanto si danno i numeri, sì. Dai Giorgio. Devo dire che si fanno anche i soldi dando i numeri qua. Allora, il gruppo 5 che racchiude i cani che vengono chiamati tipo Spitz e tipo Primitivo. Sono cani originari, diciamo, dell'America e la loro storia, diciamo, più o meno risale ai primi dell'Ottocento, perché sono cani fondamentalmente, Fiorenza, cani lavoratori. Cani lavoratori cosa vuol dire? Sono tutti quei cani che in realtà hanno veramente un'attitudine al lavoro, quindi sono nati come compagni dell'uomo, ma proprio per questo motivo, perché comunque si sa che in quelle regioni che sono piuttosto impervie, con temperature veramente polari, si parla di meno 50, meno 60 gradi, sono stati per tantissimi anni compagni fedeli, facendo la guardia, aiutando l'uomo, pronti ad avere proprio delle slitte famose, sono cani da traino, per cui veramente l'hanno aiutato addirittura in quello che poteva essere la colonizzazione dell'America. E allora, che dire di questi cani? Allora, tu hai una Io femmina... Io voglio chiederti subito una cosa, sì, lei è una femmina e lui è un maschio. Sì. Lei è giovane, ha un paio d'anni. E lui 3 anni, esatto. Giorgio, esiste anche un terzo colore? Ma guarda Fiorenza, diciamo che il colore nel Siberian Husky è, diciamo, il più popolare, chiamiamolo in un certo senso, è forse questo bianco e grigio che tu hai, poi c'è questa variante del rosso e sono forse i colori più popolari, però nel Siberian Husky in realtà sono riconosciuti quasi, diciamo, tutti i colori, dal bianco totale al bianco pezzato al nero totale, quindi non c'è una grossa differenza, diciamo, assolutamente. Il cane, la qualità del cane, diciamo, il colore stesso non ha una grande importanza. Questi due soggetti dell'allevamento Hub Discovery di Stefano Schiavo naturalmente hanno due colori abbastanza, chiamiamoli, tipici per la razza, però qualsiasi colore. Un'altra cosa, non dico importante, che però diciamo ha una sua prerogativa, questi occhi bellissimi che a volte gli Husky hanno un po' proprio alla Paul Newman, di questo azzurro veramente intenso che ha fatto innamorare e diciamo che in un certo senso ha dato forse un input alla popolarità di questi cani, anche in realtà non sono una vera e propria prerogativa di razza. I colori degli occhi possono essere scuri, quindi neri, color ambra, marroni, possono essere nella stessa di meno occhi, addirittura con coesistere due colori, possono avere gli occhi impari, quindi un occhio azzurro e un occhio scuro. Questo capita non ha spesso, sì, non va assolutamente razza a inficiare la bellezza del cane, anzi diciamo una cosa, che gli occhi chiari fondamentalmente, se tu pensi che devono percorrere a volte lunghissimi tragitti, diciamo, sulla neve e sul ghiaccio, naturalmente un occhio chiaro è sicuramente un occhio più sensibile, più delicato, bravissimo. E quindi con le distese di ghiaccio e di neve? Non potendo portare gli occhiali da sole, fondamentalmente... Che questo lo dici te, perché gli americani glieli mettono sicuramente. Sicuramente metteranno anche qualche cosa. Quindi diciamo che fondamentalmente sia gli occhi... allora, non hanno nessuna prerogativa sulla bellezza del cane. Allora, qui già sempre potete vedere quanto possono essere cani affettuosi, cani simpatici, cani che... Torniamo sempre al solito discorso, non ci hanno mai visto, e ci baciano come dei disperati. Affettuosissimi. Allora, abbiamo detto, è un cane che praticamente nasce in America. All'origine di questo cane c'erano praticamente anche altre razze, quindi praticamente nel quello che viene considerato un altro cane nordico, l'Alaskan Malamute, che comunque è molto più, diciamo, corposo, molto più robusto, è proprio più alto, è come se fosse, diciamo, dico un'inesattezza, lo so, però è come se vedere un Husky molto più robusto, e fondamentalmente la differenza che un po' lo divide molto dall'Husky, l'Alaskan Malamute è il portamento della coda, che l'Alaska comporta su, diciamo, come una scimitarra, mentre loro invece hanno una coda portata un pochettino deviata. È un pochettino, diciamo, in alto, ma non mai troppo in alto. Allora, le altezze del maschio, come questo qui di Joshua, sempre abbiamo inteso al garrese, che è il punto più alto, questo qui, del cane. La spalla. Esatto, la spalla, si parla di circa 50-60 cm per i maschi, mentre un 51-66 per le femmine. Quindi, diciamo che il dimorfismo sessuale, che come abbiamo detto in altre nostre trasmissioni, è quella caratteristica che differisce un maschio dalla femmina, in quello che è la corporatura, forse a volte non è così ben evidente. Allora, altra caratteristica
Attenzione al testata è mia microfono perché stesa. non vorrei che lo mandasse giù involontariamente. Allora, Benissimo. altre caratteristiche di questi cani naturalmente è il pelo. Allora, chi ha avuto la fortuna o sempre può accarezzare di questi cani si può rendere conto che sta accarezzando una vera e propria Una pelliccia. Allora, pelliccia. il pelo naturalmente del Siberian Husky è composto da un pelo di copertura e un sottopelo che è foltissimo. Allora, se tu pensi, Fiorenza, che questi cani sono abituati a vivere, ma proprio a vivere vuol dire giorno e notte, quindi a delle temperature per noi proprio impensabili. E la cosa, diciamo, incredibile è che addirittura nei documentari che si vedono, cioè io non l'ho mai visto di persona, però si vedono addirittura queste cagnette che quando partoriscono fanno da sole sulla neve, in mezzo alla neve, quindi Incredibile. hanno una, diciamo, una tolleranza alla temperatura esagerata. Ma Questo quindi fin da subito anche cuccioli. da sempre. Quindi questo sottopelo che praticamente è a volte, diciamo, per un cane che fosse mai costretto a vivere in casa, diciamo quasi non dico una condanna per il cane, ma per chi lo deve tenere, perché nei momenti di muta praticamente questa pelliccia così lussureggiante, gonfia, si spegne un pochettino, diciamo, perde un po' della sua bellezza proprio perché cominciano a perdere il sottopelo. Chi ha avuto un husky sa Ha dei perfettamente. cuscini a casa Hai dei molto, cuscini, sì, molto belli. molto belli, però fondamentalmente, diciamo, se il cane viene spazzolato frequentemente, diciamo, questa muta nei momenti in cui si dovesse mai attuare, naturalmente è molto più lenta e graduale, quindi non è così proprio caotica come può succedere. Quindi vi Quindi direi raccomandiamo. che è anche un cane assolutamente sconsigliato per chi vive al sud. Sì, Una fondamentalmente esatto, sofferenza. bravissima. Diciamo che diciamo, il cane tollera, come abbiamo detto, delle temperature proprio polari senza veramente battere ciglio, Ma il mentre caldo, invece il caldo, poveraccio? esatto, il caldo in realtà è una Incredibile. temperatura. Diciamo, abbiamo detto che i cani generalmente sopportano quasi tutti i mali del caldo, però questi in particolar modo sono abbastanza, diciamo, e quando fa molto caldo, già l'Husky di suo è un cane che è abbastanza, diciamo così, economico dal punto di vista alimentare, perché comunque non è un cane molto indaginoso o che ha bisogno chissà di quale tipo di Invece alimentazione. avrei detto il contrario, perché un No, cane guarda, abituato loro al ha freddo. fatto, diciamo una cosa, che loro infatti abituati al freddo sono abituati precisamente, diciamo, adesso nelle nostre città e nei paesi, diciamo, che non sono quelli loro di origine, naturalmente l'alimentazione è molto variata e hanno comunque dalla loro la potenzialità di poter mangiare di tutto, però nei paesi, diciamo, di origine vengono nutriti praticamente con dei grossi pezzi di pesce, diciamo, essiccato, e quindi loro dopo lunghe, diciamo, lunghe corse, e volevo ricordarti che questi cani famosissimi anche poi per tante storie che si sono comunque che vanno dalla leggenda alla realtà, e ci fu quella famosa corsa in cui il famoso cane Balto poi Come no? Un è stato cartone animato un ne cartone fecero. animato, sì, ma anche un film, perché praticamente è stato un cane che è considerato praticamente un eroe. Se non sbaglio, mi sembra che proprio a Central Park ci sia proprio una statua di Balto, Sì. perché praticamente Balto è stato un cane molto famoso perché ed è riuscito praticamente da solo, perché il suo padrone a quel punto era morto, a portare una quantità di antibiotici in un paese, diciamo, sempre dell'Alaska, che era stato praticamente, oh, chiedo scusa, Ritrovando la strada da ritrovando la solo? strada da solo, portando questi antibiotici e praticamente salvando questo paese dalla difterite. Quindi questa non è leggenda, poi magari rispetto a questo si sono create anche altre leggende. Comunque, per dirti quanto possono essere dei cani resistenti, intelligenti, il senso dell'orientamento di questi cani. La loro bellezza, come abbiamo detto, ha fatto sì che poi, diciamo, molta gente se ne sia un po' incapricciata, e a volte, questo è sempre un discorso che noi facciamo e che vogliamo comunque trasmettere, diciamo, non lasciatevi, tra virgolette, a volte trasportare dalla bellezza di un cane o dal piacere di poterlo possedere, se le vostre condizioni, diciamo, diciamo proprio logistiche non possono essere tali. Quindi un husky, essendo, come abbiamo detto, un cane che ama molto l'aria aperta, ha bisogno sì di grandi spazi, questo è vero, ma fondamentalmente anche di molta compagnia. Sono cani che, come abbiamo visto per altre razze, come per il border collie, si annoiano Facilmente. facilmente. Quindi nel momento in cui un cane è annoiato, naturalmente reagisce con che cosa? Con delle, insomma, vocalizzi, quindi latrati esagerati, oppure reagisce con la volontà di distruggere tutto quello che lo circonda. Quindi a volte chi prende un husky deve sempre comunque pensare di essere innanzitutto una persona molto sportiva, perché l'husky naturalmente adora il suo padrone, ma adora anche correre, quindi è un cane ed è un compagno forse ideale per del jogging. Oramai
tutti amiamo la vita all'aria aperta, tutti cerchiamo di avere una sana attività fisica, per cui cosa non c'è di più bello di prendere attenzione a prendere il proprio cane e di andare a correre in un parco. Quindi fondamentalmente non fate l'errore se le vostre, diciamo, condizioni, come diciamo, logistiche non ve lo permettono di prendere un husky, perché potrebbe essere per lui un grande fastidio naturalmente e per voi naturalmente un problema. Patologie di questi cani, noi ogni tanto diamo anche delle indicazioni di questo, in realtà anche queste non è che ce ne siano moltissime, le principali riguardano sempre gli occhi, quindi problemi di cataratta giovanile, problemi di atrofia progressiva della retina. Scusa, lei si è bloccata con la lingua in mezzo ai denti? Vabbè, comunque se le nostre telecamere possono riprendere, hanno veramente a volte un look fiero e un'espressione incredibile. Gli occhi di Balto sono di color ambra, vedete la differenza, qui se si può vedere con gli occhi di Click, che sono completamente differenti. Quindi queste abbiamo detto che possono essere delle patologie a carico degli occhi. E un'altra patologia della pelle, a volte abbastanza noiosa, è sempre una patologia, una dermatite zincopriva. Quindi sono dei cani che hanno bisogno nella loro dieta di avere comunque sempre un apporto corretto di zinco, perché ogni volta che noi trattiamo le razze incredibilmente andiamo a scoprire determinate patologie e questa carenza è sì, abbiamo visto per i Bedlington c'era addirittura una tossicosi da rame, incredibile, sono proprio, diciamo, nella genetica purtroppo ci sono queste, chiamiamole falle o lacune, per cui loro hanno questa dermatite, sono a zinco priva. Altri problemi, ringraziando il cielo, non li conoscono, sono cani estremamente longevi e robustissimi, famosissima, dimmi pure, importante. A proposito della loro capacità di percorrere lunghi chilometri, addirittura mi dicevi che raggiungono... Sì, c'è una corsa in Alaska che mi sembra che sia sicuramente più di 1000 chilometri, che viene percorsa in circa 12-15 giorni. Quindi loro percorrono un centinaio di chilometri al giorno. Sì, ci sono ovviamente delle soste, ci sono comunque dei cambi di cane, però loro tirano questa slitta per circa, sono più mi sembra 1100 e qualcosa chilometri. Pazzesco. Che va praticamente da due città dell'Alaska, quindi fa quasi, diciamo, un lungo pezzo di Alaska, ma tutto questo con delle temperature e delle condizioni esagerate. E questa corsa viene annualmente svolta e ci sono molti italiani che partecipano. Questo per far capire che anche un cane che, qualora uno volesse, tra virgolette, divertirsi con un'attività sportiva di questo genere, può comunque accedere anche a questo. Giorgio, grazie infinite. È un piacere mio. Allora, vi ricordo il nostro sito www.alice.tv. Vi aspetto, a presto. Ciao.